Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Questa sera video in collaborazione con una ragazza dolcissima che si chiama Alessandra, del canale Alessandra Mondo Meraviglia. È una ragazza con cui ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere proprio faccia a faccia, in quanto tutte e due abbiamo la casa al mare, nello stesso posto e quindi, combinazione, un giorno ci siamo incontrati al supermercato e è una ragazza davvero favolosa. Cioè, come la vedete nel video su YouTube, è nella realtà. È molto dolce, molto simpatica, molto carina e mi ha fatto davvero tanto piacere conoscerla. Quindi, Ale, visto che anche dove abitiamo normalmente non siamo tanto lontane, poi non siamo così tanto lontane. Mi raccomando, un giorno incontriamoci e magari filmiamo, magari che ne so, un vlog, qualche cosa del genere. Comunque mi farebbe un sacco piacere rivederti dal vivo. E niente, io e lei siamo appassionati di Apple, quindi abbiamo deciso di fare questo video tag che si chiama Apple Fan. Quindi io qui ho le domande. Adesso a cui risponderò sono 10 domande e vediamo cosa salta fuori, ecco. Intanto volevo scusarmi per la luce, ma sto riprendendo di sera e purtroppo la luce naturale è totalmente diversa. Comunque, prometto che prima o poi comprerò delle lampade in modo da filmare anche la sera. Comunque, iniziamo con la prima domanda. Come è nata la tua passione per la Apple? Allora, la mia passione per la Apple è nata un po' per caso. Nel senso che comunque all'inizio non mi interessava molto questa Apple, dicevo ma sì, tanto non mi serve né per lavorare né per fare niente, non me ne frega niente, ecco. Invece poi pian pianino comprando il primo iPhone è nato tutto da lì perché comunque l'iPhone mi ha aperto un mondo e da lì è nata la mia passione per la Apple, perché prima avevo anche degli iPod, ma servivano solo per ascoltare la musica, non servivano ad altro. Poi, seconda domanda, che dispositivo Apple hai? Allora, io ho un po' di dispositivi. Allora, partendo dal primo, che è questo, è un iPod Shuffle rosa, e questo è stato il primo iPod che ho avuto. Poi ultimamente ho fregato, perché quello lì purtroppo non funziona più, ho fregato questo al mio fidanzato, l'avevo regalato io a lui e adesso che non funziona il mio, lui mi ha imprestato il suo, però non so dirvi il modello perché non me lo ricordo. Comunque questo qua è nero. Poi ho l'iPhone 4S bianco. Poi iPad Air nero e ho anche, vabbè, ho il mouse del computer, il Magic Mouse, e ho anche il Macintosh dal quale sto riprendendo. Quindi adesso vedrò se riuscirò a farvi vedere qualche cosa. Aspettate, se non giro la telecamera sarà un po' dura. Eccolo qua. Ciao! Questo è il Macintosh che ho. È il MacBook Air 13 pollici con cui mi trovo oltretutto benissimo. Poi, quale vorresti aggiungere alla tua collezione? Ok, quale dispositivo vorrei aggiungere? Ho già tutto. Se dovessi proprio scegliere a questo punto, visto che sta per uscire in Italia, combinazione a fine ottobre e il 30 di ottobre è il mio compleanno, sceglierei l'iPhone 6. Poi, qual è cosa ti piace del tuo dispositivo? Allora, dei miei dispositivi mi piace molto il design, mi piace molto la grafica dentro e trovo che siano molto pratici e molto facili da usare. Quinta domanda, che cosa cambieresti invece? Sicuramente nell'iPhone cambierai la batteria. Cioè, questo telefono non riesce a capire che la giornata
è fatta di 24 ore e non di 12, quindi si scarica subito, cioè io lo carico 2 volte al giorno, se non 3, quindi direi che da un telefono che viene 700 euro questo non va proprio bene, quindi la batteria sicuramente. Poi domanda 6, opti per il 16, 32, 64 giga, bianco o nero? Allora, io opto per il 16 giga, bianco. Se si parla di iPhone, sinceramente nel 16 giga ci sta tutto, veramente ci sta tutto quello che ci deve stare, tutte le app che ci devono stare ci stanno, quindi e costa anche meno, quindi perfetto. Cambieresti marchio dopo aver provato Apple? La domanda è secca, direi proprio di no. E quindi credo che a questa domanda anche Alessandra abbia risposto assolutamente no, cioè è impossibile, cioè come fai a cambiare da Apple a Samsung? No, 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 assolutamente. Poi, cosa ne pensi dei prezzi? Pensano che siano un po' troppo alti, però finché ci sono gli scemi come me che comprano questi dispositivi a così elevato prezzo, direi che continueranno a venderli a questo prezzo. Ti piace il design di Apple? Ecco, questa domanda non me la ricordavo, quindi sì, assolutamente sì, perché ho risposto alla quarta con la stessa risposta, ecco, che mi piace molto il design. Cosa pensi di chi partecipa al Day One? Penso che siano dei pazzi furiosi, perché va bene accaparrarsi e fare ammazzarsi, cioè va bene accaparrarsi il primo iPhone, il primo Macintosh piuttosto che il primo iPod, piuttosto che il primo, che ne so, iPad, va bene, ma tanto dopo 2 mesi ce l'avranno tutti tra le mani, quindi a che cosa serve ammazzarsi per andare a prendere una cosa che dopo 2 mesi ce l'avranno tutti? Non lo so, comunque ognuno è libero di pensare quello che vuole, ognuno se è pro al day one che vada pure ad ammazzarsi con gli altri a prendere un dispositivo che dopo 2 mesi ce l'avranno tutti, assolutamente. E niente, le domande sono finite, quindi questo video è finito e niente, io mando ancora un bacione ad Alessandra, ne mando veramente uno grande grande grande, ciao tesoro, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!